Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Oggi facciamo un viaggio in montagna e lo facciamo con Silvio Varetto, presidente dell'Unione Montana Gran Paradiso e sindaco di Alpette. Benvenuto, sindaco. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per avermi contattato e soprattutto per tutte le notizie che portate sempre dal nostro canavese. Grazie mille, ci impegniamo. Speriamo di accontentare tutti. La montagna, come è stata vissuta l'emergenza pandemica finora in montagna dai residenti, dagli abitanti, dai commercianti? Ma devo dire che innanzitutto questo ha dimostrato che vivere in montagna si vive anche in un'isola felice, soprattutto in determinati momenti come questo. Vuoi perché intanto la non massiva affluenza di popolazione fa sì che già solo statisticamente i dati e i casi siano limitati. Se poi aggiungiamo che comunque buona parte della nostra popolazione vive all'aria aperta, lavora nelle proprie piccole aziende, perché da noi è risaputo che non abbiamo più grosse aziende come un tempo, penso ad esempio al polo industriale di Sparone, è chiaro che questo ha facilitato e limitato ampiamente la diffusione del virus Covid-19 e quindi questo ha fatto in sì che le popolazioni fossero maggiormente tranquille di quelle di pianura. La pressione sicuramente avviene quando in una piccola comunità si ha il caso. Il caso allora a quel punto lì preoccupa particolarmente perché dici ma ci siamo incrociati l'altro giorno all'alimentari in piazza, ci siamo incrociati per la strada, non è che eravamo abbastanza a distanza uno dall'altro, insomma tutte queste preoccupazioni che abbiamo al momento che incrociamo qualcuno. Devo dire che comunque ho fatto ancora martedì scorso una riunione con i miei colleghi dell'Unione Montana Gran Paradiso e la situazione è innanzitutto tranquilla e sotto controllo. Gli apprestamenti di sicurezza da parte comunale le impartizioni che abbiamo avuto dal DPCM governativo e dalla Regione Piemonte le abbiamo osservate. Poi dopo abbiamo avuto anche il vantaggio di una rete di volontariato locale che sono encomiabili, la Protezione Civile, le AIB e anche altre associazioni che si sono messe a disposizione per far sì che soprattutto le fasce più deboli come gli anziani e i bambini venissero salvaguardati, venissero aiutati. Faccio l'esempio già solo fin dai primi giorni di marzo, quando i nostri comuni abbiamo già distribuito a tutta la popolazione le mascherine lavabili, tra l'altro, quindi non usa e getta, in maniera che al di fuori del proprio ambito familiare questa mascherina potesse venire riutilizzata, rilavata e riutilizzata. Quindi devo dire che per questo siamo molto soddisfatti, perché non abbiamo pensato alle varie situazioni. Devo dire anche che gli apprestamenti del governo, che siano arrivati prima o dopo, e questo non è che io posso entrare nel merito, credo che comunque abbiano fatto quello che hanno potuto in una situazione di emergenza e con un coinvolgimento così ampio della popolazione italiana. Certo, c'è stata comunque una pronta risposta da parte vostra e da parte del volontariato per riuscire subito quindi a sostenere la popolazione in questo momento. Sicuramente anche la diligenza dei cittadini. La stragrande maggioranza dei cittadini si sono comportati in modo eccezionale, si sono comportati bene. Poi ci sono sempre alcune casi che animano il paese, diciamo così, ma per il resto la stragrande maggioranza si è comportata benissimo
gli anziani sono abituati a vivere con estremo ordine, anche i giovani, e quindi da questo siamo soddisfatti. E aggiungo anche questo, sono stati anche molto rispettosi i proprietari delle seconde case. I nostri paesi hanno agglomerati urbani di seconde case abbastanza importanti, eppure questi cittadini di pianura, per la maggior parte sono loro, hanno evitato di infrangere le leggi e venire ad aprire le proprie abitazioni. Io ho avuto parecchi casi in Alpette dove proprietari di seconde case, sia che abbiano l'orto o meno, hanno chiesto se potevano, come dovevano comportarsi e via dicendo, e devo dire che sotto quell'aspetto lì anche loro hanno aiutato affinché la pandemia non salisse in altura. Ecco. Certo, ci sono state però delle ripercussioni perché comunque le misure restrittive hanno bloccato come dappertutto quello che è il turismo e le peculiarità quindi delle zone montane. Ma questo sicuramente sì, parlavo anche l'altro giorno con funzionari del Parco Nazionale Gran Paradiso, con il presidente, con altri colleghi amministratori e soprattutto commercianti. Sicuramente ripercussioni ci sono state. Il caso più eclatante che io ho sotto controllo è certamente il flusso invernale che abbiamo dal punto di vista turistico per, che so io, l'utilizzo della sciovia La Cialma di Locana oppure del polo astronomico di Alpette che quotidianamente è meta di studenti dal centro-nord Italia, con tutto un indotto che fa sì che questi studenti, questi insegnanti permangono 2 notti e 3 giorni in loco, in una struttura propriamente a loro dedicata e non hanno potuto venire, quindi le disdette sono state copiose. Pensi che, tanto per dire, dalla seconda decade di febbraio avevamo già sospeso i carnevali nei nostri paesi, proprio per precauzione, e di conseguenza chiuso queste attività dedite al turismo che per gli imprenditori locali sono un bell'indotto, soprattutto in questi periodi che vengono ritenuti tra virgolette morti. Cosa pensa possa servire per poter risollevare la situazione e far ripartire il turismo? Ma innanzitutto la prima cosa che possa servire è cautela e prudenza. Se pensiamo di, io non entro in merito dal punto di vista scientifico, lo devono fare solo ed esclusivamente medici, scienziati e gli amministratori, e ancor più la politica deve stare al suo posto dal mio punto di vista. Quindi ottemperare alle disposizioni che ci danno gli organi di governo sanitario. Allargare subito le maglie visto che andiamo nella bella stagione, verso il turismo delle seconde case e il turismo più ampio anche della giornata, io ho qualche perplessità perché se il virus non è sconfitto come è in realtà, visto che non c'è un antidoto certo al 100%, o le condizioni meteorologiche fanno sì che questo virus abbia meno forza, meno impeto sul corpo umano e quindi sul diffondersi della pandemia, allora è un conto. Ma se queste condizioni non ci sono, è chiaro che portare masse di turisti in valle potrebbe diventare preoccupante e oltretutto andare a diffondere un virus nella popolazione autoctona che per la maggior parte è in età avanzata e quindi più cagionevole, più a rischio indubbiamente, lo abbiamo visto già solo dai dati dei decessi a livello nazionale.
Quindi ho avuto modo di parlare anche con l'ufficio di gabinetto del presidente Cirio, dove ho chiesto, mi raccomando, i flussi sulle valli, dobbiamo fare dei ragionamenti, dopo che siamo certi che nella piana, dove ci sono grossi addensamenti di persone, agglomerati urbani, i tassi di contaminazione sono veramente calati in modo considerevole, altrimenti rischieremo di trovarci poi il problema inverso, cioè il problema in altura con queste popolazioni che dicevo, con la popolazione che è alquanto anziana. Certo, naturalmente. Io la ringrazio, siamo in chiusura, però vorrei prima, se volesse lanciare un appello ai cittadini e alla popolazione, oppure aggiungere qualcos'altro, prego. Ma ben volentieri, innanzitutto io dico questo, non abbassiamo la guardia, al di là del DPCM 2, DPCM 3, quelli che verranno, non abbassiamo la guardia, facciamo in modo di avere un atteggiamento rispettoso nei confronti del vicino, del parente che andremo ad incontrare nei prossimi giorni, ma continuiamo a mantenere la mascherina. Ogni volta che andiamo in giro per il nostro paese, che troviamo i nostri compaesani, andiamo in negozio, sono piccoli negozietti, noi non abbiamo la grande distribuzione dove ci sono degli spazi ampi, recchiamoci pure in comune, o proprio in queste ore ho approntato una circolare, però chiediamo innanzitutto a tutti di rispettare le regole, anche se la mascherina si dice che non va più portata o andrà meno portata, portiamocela, ce l'abbiamo, abbiamo rispetto della salute altrui, avremo rispetto della salute nostra. Grazie mille Sindaco Varetto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E a presto. Grazie a voi veramente. Cuore. Auguri a tutti. Grazie, presto. Anche a lei. Continuate a seguire Obiettivo News. Buona giornata.